Non c'è dubbio, se abbiamo fatto un risultato così importante è perché tutti i partiti hanno dato il massimo, hanno dato il meglio di se stessi, chi più chi meno, ma ogni partito ha raggiunto un risultato credo importante e quindi questo è di buon auspicio per lavorare bene e per avere, come dire, anche un maggiore autorevolezza e maggiore forza per imporre poi le nostre scelte di governo, che saranno scelte a volte anche difficili perché l'Abruzzo ha bisogno di tante cose, di sciogliere alcuni nodi importanti e magari su alcune cose bisognerà avere un po' di coraggio e quindi una vittoria larga ci aiuterà ad essere più coraggiosi e a prendere di petto le questioni che magari sono rimaste ferme in passato per troppa debolezza, per troppe titubanze, per troppi tatticismi. Quindi io sono contento che ci sia stato un margine ampio e che la vittoria sia, come dire, incontestabile. E spero che l'opposizione sappia prendere atto di questo, fare costruttivamente il suo ruolo in Consiglio regionale. Ricostruzione post-sisma, infrastrutture, non la spaventano tutti questi impegni così gravosi? Mi tremano le gambe ovviamente, però è il nostro compito. Abbiamo accettato questa sfida, per certi versi anche voluta, e quindi adesso, come dire, tocca dimostrare di essere all'altezza. Si lavorerà già da domani per la composizione dell'esecutivo? Magari domani no, prendiamoci qualche giorno, adesso lasciamo sedimentare il risultato, ragioneremo e rifletteremo serenamente anche sulla composizione dell'esecutivo, che comunque non avrà particolari patemi quando si vota e quando in democrazia valgono i numeri, contano i numeri, contano i risultati e il valore delle persone e dei movimenti, e con equilibrio faremo, comporremo anche la giunta. C'era grande attenzione sul voto qui in Abruzzo anche a livello nazionale, potrebbe essere, come dire, un banco di prova anche per i prossimi appuntamenti europei il 26 di maggio? Ripeto che non compete a me discutere adesso di quali sono gli equilibri nazionali, ci sono altri più titolati di me a farlo. Io penso però che il nostro dovere era ed è stato quello di dimostrare che il centrodestra sia una formula di governo credibile, vincente, e adesso dovremo dimostrare di saperlo fare, di essere all'altezza di questa fiducia e di questa aspettativa. Il resto viene da sé, quando si governa bene non si può che produrre risultati positivi su tutti i livelli. Primo governatore di Fratelli d'Italia in Italia, appunto, mi scusi il gioco di parole, una scelta che si è dimostrata vincente alla fine dei conti. Beh, non nascondo il profondo orgoglio che nutro per aver raggiunto questo risultato, averlo fatto tramite la mia persona, un partito che 6 anni fa ho contribuito a fondare, facendo come tanti una metaforica traversata nel deserto per ricostruire la credibilità di una forza politica della destra italiana. Ci siamo riusciti e oggi coroniamo questa prima parte del percorso con la presidenza di una regione affidata a un esponente di Fratelli d'Italia, che ha quindi avuto l'onore di guidare la coalizione. Pensiamo di avere anche dimostrato di aver saputo guidare questa coalizione con umiltà, mettendosi a disposizione di tutta la coalizione, senza figli e figliastri, e adesso altrettanto cercheremo di fare nell'azione di governo. E la vittoria degli abruzzesi per bene, che meritano il riscatto, non meritavano di essere condotti nella strada di declino e di tristezza in cui questa regione è stata abbandonata dal governo del Partito Democratico e di Luciano D'Alfonso. Un divario così ampio con la Lega che diventa, o meglio, rimane il primo partito. Io ho già commentato positivamente il fatto che la Lega sia uscita dal confine di un partito regionalista o in alcuni anni addirittura secessionista, perché avendo io una cultura patriottica molto sviluppata e credendo molto nella unità nazionale, vedere che un partito come la Lega diventa un partito di profilo nazionale e che ha a cuore l'interesse non solo di un pezzo dell'Italia ma di tutta l'Italia, quindi questa sua prova di governo in una regione del centro-sud sarà, come dire, il battesimo del fuoco per fare e mostrare che questa positiva evoluzione si è compiuta e si sta compiendo. Marsilio, due parole sugli avversari: si attendeva un crollo del Movimento 5 Stelle e un Legnini che insomma si è, come dire, ben comportato visto l'eredità che aveva sulle spalle.
sul piano personale devo dire che apprezzo e stimo Legnini e Marcozzi, penso che abbiano fatto fino in fondo la loro partita, la loro campagna elettorale. Non so se anche la Marcozzi sarà eletta nel Consiglio regionale, comunque qualora fosse mi farà piacere averli entrambi, perché io penso che su alcune vicende, insomma, avere avversari competitivi e stimolanti non può che fare bene alla competizione, e un domani avere un'opposizione guidata in maniera autorevole da personalità forti non può che aiutare il governo della regione ad esprimere il meglio di se stesso.